Ciao a tutti, oggi siamo fuori dal nostro habitat naturale. Oggi è il 16 di gennaio, dico siamo fuori dal mio habitat, cioè la pianura. Siamo in collina a 300 metri sopra il livello del mare. E vorrei farvi vedere un terreno. Uno spunto di ecologia, di colonizzazione che trovo molto molto interessante. Innanzitutto guardate il posto, è veramente bello. Siamo nelle colline romagnole vicino a Roncofreddo e niente, allora, semplicemente cos'è che andiamo a vedere oggi? Brevemente, anche piuttosto velocemente, speriamo. Allora, qui siamo in una zona come sempre antropica, dove l'impatto dell'uomo in passato è stato molto forte, invece nei giorni odierni appunto è un po' più, è meno impattante proprio perché in diverse zone appunto delle colline l'uomo è andato via, insomma non coltiva più terreni e diverse piantagioni, per esempio là vedete i pali, ci sono dei pali, probabilmente c'era un vigneto o un frutteto. E diversi campi sono abbandonati, anche se hanno sicuramente un proprietario, spesso non vengono coltivati. Allora qui abbiamo davanti, adesso entriamo, un campo dove inizia di nuovo a esserci una colonizzazione vegetale naturale. Allora partiamo da come di solito avviene la colonizzazione. Sempre abbiamo un campo dove all'inizio è nudo, quindi terreno scoperto, sia per la lavorazione del terreno che fa appunto l'uomo tramite l'aratura e anche comunque attraverso gli animali che vengono a togliere il terreno, a vedere se ci sono degli animali da altri animali da mangiare e via dicendo. Quindi abbiamo un terreno scoperto, arrivano di solito le erbe di tutti i tipi, arrivano cicorie, arrivano gramigne, arrivano leguminose e via dicendo, annuali, ok, poi muoiono, come ben sappiamo, come faccio vedere sempre nei video, e di solito si passa poi piano piano a un processo di erbe un po' più, vedete, vado avanti, un po' più perenni, che rimangono verdi in uno stato comunque dormiente anche durante l'inverno. Andiamo avanti, vedete ci sono delle erbe che sopravvivono di più durante anche l'inverno, quindi le chiamiamo erbe perenni. E poi piano piano passiamo a un altro livello che è quello arboreo, arbustivo. E questa è una colonizzazione che avviene già in una seconda fase, che è quella arborea, che può cambiare tantissimo, insomma, dipende un sacco da dove ci troviamo, dipende da che temperatura abbiamo, che piovosità abbiamo e che specie sono disponibili nella zona, insomma. Adesso poi andrò a descrivervi che specie sono queste qui. Come vedete avanzo e la colonizzazione è sempre più perenne, passando dallo strato erbaceo a uno strato arbustivo perenne, chiaramente è uno stato quasi arboreo, ok? Comunque è legno sempre molto di scarsa, di non grande qualità, il legno dei primi alberi colonizzatrici, comunque hanno un loro ruolo molto importante. Allora, quindi andiamo a vedere un attimo che cos'è che abbiamo qua. Vabbè, lo strato erbaceo chiaramente è difficile adesso capire cosa che c'è, però sembra abbiamo sempre le stesse cose, insomma, gramigne varie, quindi loietti, quindi dei specie che io sinceramente non conosco neanche. E rimangono sempre anche delle specie annuali, che poi però rigettano dalla parte radicale e via dicendo. Ma comunque la specie erbacea non è quella che ci interessa tanto. Ma andiamo invece in quella arbustiva,
di primo grado, quindi colonizzatrice e arborea. Abbiamo le rose canine, abbiamo, e per il resto, ragazzi, è quasi tutto. Infatti il video è incentrato su questo. È quasi tutto olmo, quindi ulmus minor. Ok, tutte quelle, quei battecchi che vedete là, a parte qui la rosa canina, sono tutti olmi. Perché appunto volevo fare questo video? Perché l'olmo, una pianta che ancora effettivamente non ho provato più di tanto, ma vedevo che spesso dove c'è del degrado, insomma, dove c'è stato l'intervento dell'uomo, però poi come specie arborea è una delle prime ad arrivare. Guardate che roba, guardate che densità, su questi sono tutti olmi, guardate, impressionante. Chiaramente questi nessuno li ha piantati o seminati, è una densità pazzesca. Spero anche si veda. E quando c'è una densità di questo tipo qui, oltre a esserci tantissima materia organica che inizia a essere prodotta, abbiamo anche i primi pertugi dove passano gli animali. Ora forse dalla telecamera contro il sole non è facile vedere, ma ci sono già dei primi sentieri dove si vede che passano i primi mustelli, dei primi animali già mammiferi, gli istrici, che ne so, i ricci, anche i primi predatori. E, insomma, passano, iniziano a crearsi i primi sentieri. Quindi è importantissima la densità nella colonizzazione primaria. E infatti vedete che la natura opera in questa maniera qui. Io infatti faccio già fatica a passare qua, non riesco già più a passare. E parliamo quasi tutto di... sono quasi tutti comunque degli olmi. Allora, gli olmi da cos'è che si riconoscono? Spesso hanno questa... questo sughero. Sviluppa questo sughero. Non in tutte le specie, diciamo una caratteristica ad essere in alcune, non specie, in alcuni, diciamo così, semenzali differenti, in alcuni c'è, in altri non è per niente presente. Però lo si conosce molto bene dalla gemma, che è molto piccolina e ha questa caratteristica di sviluppare tutti questi rametti già nella prima fase. Vediamo se riesco a farvi vedere. Facciamo fatica forse qui ad avere un esemplare. Ecco, questa è la classica formazione dei rami primari ma anche secondari. Sono tutti così, gemma opposta, sempre una qua e poi un'altra qua. E poi tutti questi rametti così geometrici che formano sempre degli angoli, quasi sempre degli angoli di 90 gradi. Questa è una caratteristica dell'olmo. La gemma la riconoscete perché è molto piccola, è marrone nera a punta, e per il resto un'altra caratteristica è quella appunto che spesso presenta questo sughero, questo, non in tutte le specie, ecco qua sì, questo sughero nella prima fase di crescita, insomma nei primi anni. Ecco, quindi il video è incentrato sull'olmo perché chi ha... spesso ci sono dei terreni che sono veramente molto secchi, argillosi, degradati, soprattutto quelli collinari nostri, degli Appennini, e spesso si vedono l'olmo che è autoctono, quindi fa parte della nostra vegetazione originaria e quindi nessuno può dire niente, e invece spesso si vedono le robinie, ecco. Quindi nei terreni da colonizzazione o si vedono gli olmi, come in questo caso qui, o si vedono una distesa di robinie. Quindi a voi la scelta. Sicuramente l'olmo ha il vantaggio di non avere le spine e di essere autoctono. Però la robinia cresce molto veloce, una leguminosa azotofissatrice. Comunque sostanzialmente il loro scopo naturale di colonizzazione è lo stesso. La robinia, come sapete, comunque è una specie che fa parte del... ecco, questa qui è la formazione che vi dicevo, tipica dell'olmo. Caratteristiche geometriche così, che butta i rami in questa maniera così, a spina di pesce. E la robinia, dicevo, è una pianta che fa parte
sembrerebbe originare degli Appalachi, negli Stati Uniti, delle montagne comunque molto poco fertili, ecco, con terreno molto sassoso e via dicendo. E è stata importata qua più o meno, sembra, nel 1400-1500. E si è adattata in terreni di colonizzazione, come potrebbero essere anche questo qui. E l'olmo invece è una di quelle specie che è nostra e la considero la nostra robinia autoctona. È utilizzabile molto in terreni secchi che hanno gravi crisi di siccità durante l'estate. Può resistere molto molto bene l'olmo. L'ho già visto nel mio campo, ne ho piantati pochi, ma anche perché il mio ha una falda superficiale molto alta, il mio terreno, quindi non è proprio adatto, ma nei terreni così, non di pianura, che hanno problemi di scarsità di acqua, è ottimo, per me è ottimo come top canopy iniziale da colonizzazione. Ha anche un legno piuttosto decente, dicono, non cresce in maniera velocissima, ma non cresce neanche piano, cresce mediamente, medio-alto, insomma, in maniera semi-veloce, non troppo veloce, e diventa un albero molto molto alto se lasciato crescere. Ora, per la potatura dell'olmo, se non sbaglio, l'olmo reagisce molto molto bene alle potature. Non sono sicuro, da provare, ma per quanto mi sono informato è un buon ricacciatore, quindi dopo la potatura reagisce molto bene, ricaccia molto bene, che è quello che vogliamo. Quindi è una caratteristica quasi sempre delle pioniere, quella di ricacciare. E per il resto vedete qua che roba, cioè è una foresta arbustiva al momento di olmi. Ripeto, l'olmo può arrivare veramente fino a 15-20 metri, eh. Qui siamo all'inizio, siamo insomma, quando sta facendo il suo lavoro di andare a esplorare il terreno e insomma ancora non riesce a crescere piuttosto velocemente. Però ecco, vedete come in natura, in colonizzazione, l'alta densità è uno standard, ecco. Quando può, la natura sta sempre in alta densità. E niente, adesso questa qui è proprio, ecco, la prima fase di colonizzazione arborea arbustiva. Andiamo in una zona leggermente più evoluta, dove ci sono anche altre specie. Vedete, perché qui non c'è quasi nulla, c'è solo l'olmo, qualche rosa canina come quella lì e un po' di rovi, ma poca roba. Per il resto è tutto olmo. Andiamo dove già c'è più, dove sono già più grandi gli alberi. Ah, ecco, prima intanto notavo questa cosa qui. Ecco, il terreno qui scoperto non è assolutamente scoperto per nessun tipo di azione antropica, quindi dell'uomo, ma proprio per gli animali, perché anche gli animali comunque scoprono il terreno per trovare il cibo, per quando camminano, quando vedete qua le zoccolate, guardate, qui sicuramente passano o dei cinghiali o dei daini, caprioli, e adesso qua lupi non credo, perché non credo che, però anche se hanno detto che ultimamente i lupi sono scesi parecchio in basso, ma insomma non sono esperto di impronte sinceramente, però credo che non è che mi sbaglio più di tanto, insomma tanto non è che ci siano tanti più animali di quelli che ho detto di grandezza, dico di animali in grandezza, comunque è pieno di impronte qua. Ok, è pieno. Poi se qualcuno sa che animali sono dalle impronte, che lo scriva pure. Comunque, ecco, vedete che creano i propri loro sentieri. Infatti, i primi a creare i sentieri sono sempre gli animali, sono sempre. E non è vero che una distesa di questo tipo è, sicuramente è molto, si vede che è primordiale, ecco, non è bella, non possiamo dire che è bella. Anche se bisogna venire qua quando c'ho le foglie, però non è particolarmente una zona ricca, è quasi una monocultura in realtà, però già riesce ad accogliere parecchi parecchi insomma animali da protezione d'estate e anche d'inverno, comunque c'è un nascondiglio per gli animali, che è una cosa che
che sicuramente non vanno nelle aree scoperte arate come quelle lassù, stanno più in queste zone qui. Ok, avanziamo qua in una zona sempre veramente vicina a dove ero prima e niente, già qui la situazione cambia. Allora, c'è da dire che una cosa, che gli olmi comunque, ripeto, preferiscono i suoli secchi, nel senso si adattano molto bene alla scarsità della pioggia, scarsità d'acqua, e invece nelle zone dove appunto abbiamo delle scoscese, degli accumuli d'acqua appunto, degli sgrondi, l'olmo rimane, ecco, in certe zone, però abbiamo già l'ingresso dove appunto spesso si trovano questi accumuli d'acqua, c'è anche la possibilità di avere più biodiversità e più vita, perché comunque l'acqua è sempre, come sappiamo, è sempre un ottimo un'ottima moneta di scambio appunto per la vita, aumenta sempre la biodiversità dove c'è più acqua. E infatti qua vedete che ci sono già delle specie differenti, insomma qua abbiamo una roverella molto giovane, comunque sempre un albero già più complesso rispetto agli olmi. Roverella perché non cascano le foglie d'inverno, rimangono secche, ma rimangono sull'albero. E poi cos'è che abbiamo? Abbiamo qua un sacco ancora di prugnoli, addirittura con tutti i prugnoli attaccati. Questi, no, cos'è questo? Sì, prugnolo, madonna, sì. Ah sì, diventa così di questo colore perché comunque sicuramente d'inverno inizia a macerare la frutta, perché solitamente questo qui d'estate è un colore molto molto biancastro. E poi là in mezzo cos'è che c'è? Là in mezzo c'è il biancospino addirittura, ci sono ancora sempre le rose canine, ci sono degli olmi, ecco, quelli là più alti sono degli olmi, però molti, vedo molti prugnoli, olmi, questo qui è un olmo, e quindi ecco qui già non riesco più a entrare, ecco, è fittissimo. Chi è che riesce a entrare? Sono animali veramente sempre mammiferi di piccola portata, se non mi incastro qua. E si vedono già comunque che si formano dei piccoli sentieri qua in basso, ecco qua già infatti la situazione cambia totalmente, andiamo giù, ci trasformiamo in un piccolo mustellide e vediamo che già la qualità proprio del terreno cambia, c'è un apporto di materiale organico già con una certa qualità, che sono le foglie, i legni, e anche il terreno comunque inizia a avere una struttura migliore a quella che abbiamo visto prima. E quindi qua piano piano si formano le foreste, climax, ci vuole tempo, ci vuole veramente tanto tempo, si parla, dipendendo dalla zona, da 100, 200, 300 anni, quindi immaginate cos'è che riesce a fare l'uomo, con certi macchinari in 4-5 giorni riesce a distruggere quello che è stato fatto in natura dopo centinaia di anni, ecco. E niente, questa è sempre comunque una fase di colonizzazione già di secondo tipo, quindi già più avanzata, abbiamo delle specie già più differenti, ma comunque ci troviamo anche in una zona leggermente differente da quella di prima, perché qui c'è un buon accumulo d'acqua, quindi è più facile ed è più veloce un tipo di colonizzazione di un livello più avanzato, ecco, che può ospitare specie di una categoria superiore. Infatti già ci sono le liane, ci sono, c'è la vitalba e via dicendo. Qua non esco. E niente, questo qui ecco, qui c'è il biancospino. Non credo sia un acerruolo, sì, dovrebbe essere il biancospino. Queste sono le specie comunque caratteristiche più o meno. Si trovano in tutta Europa comunque, in tutta Italia, nelle zone un po' così secche. Sono le specie primarie. Ok, allora adesso qua già ci troviamo concludendo il video, perché qui arriviamo ai soldoni, diciamo così, alla spiegazione finale. Cioè, qui abbiamo, come vedete, tutta l'area nuova di colonizzazione, che per me avrà dai 5 ai 10 anni, forse anche 15 in alcune zone. E
E qui, come vedete, adesso la mia telecamera del telefono non è che si capisca troppo, però qui già si vede. Vedete che già gli alberi sono altissimi, vedete già che ci sono diversi tipi di alberi che non sono più olmi. Andiamo un po' più giù qua, che forse c'è l'ombra, si vede meglio. Comunque qui abbiamo una riserva, diciamo. Cos'è una riserva? Una riserva è dove appunto il bosco ha già più tempo ed è una riserva vera e propria di biodiversità, cioè riserva di semi. Di semi, ma non solo di semi, di animali, e quindi che è in grado di far propagare questa zona qui in delle zone nuove dove non c'era vita, insomma, dove il terreno era in fase appunto iniziale di colonizzazione. Perché questa zona qui è stata capace di evolvere, di diventare e quindi cioè di essere colonizzata? Perché semplicemente c'è questa zona qui, che è più avanzata. Questa zona qui, come degli olmi già di questa grandezza qua, o anche quelli là che sono belli alti, si propagano per via del vento. Gli olmi sono credo che si chiamano samare, sono dei piccoli semi peduncolati con un ventaglio peduncolato che vengono trasportati con il vento, e quindi praticamente si depositano poi di solito nell'erba nuda, ma comunque nei terreni che non hanno vegetazione. Quindi viene la prima colonizzazione, successivamente anche qui ci sono diversi prugnoli, in questo caso biancospini, e accade la stessa cosa che abbiamo visto là nel tunnel, cioè questi già si propagano per via, grazie agli animali, cioè nel senso, se gli olmi si propagano per via del vento, questi qui già sono specie già più avanzate che solo gli animali, cioè in questo caso quasi sempre gli uccelli o comunque anche i cinghiali, semplicemente mangiandole, poi quando vanno a defecare le portano in certe zone dove non c'era appunto la vegetazione. Quindi questo è il significato. Stessa cosa con la rosa canina che c'è lì. Quindi si passa a una vegetazione che si propaga per via del vento, a una vegetazione più complessa che si propaga per via degli animali, e quindi la colonizzazione, il livello di biodiversità aumenta e la complessità aumenta. Ma questo è possibile solo se abbiamo delle riserve piccolissime come queste qui, se no non è possibile. Cioè, immaginiamo, e ci sono diverse zone in Italia, ma in tutto il mondo, dove ci sono ettari, ettari, ettari di distese brulle senza nulla. Ecco, lì è veramente, veramente, veramente difficile che la natura possa riconquistare quelle zone. E lì è per forza d'obbligo il contributo dell'uomo. Cioè, l'uomo deve contribuire a ripristinare quelle zone. Ma le zone dove ci sono vicino delle riserve, in realtà hanno il loro potenziale per colonizzare, appunto. E lo fanno anche molto, in maniera molto efficace. Quindi è questo il contesto, è questo il succo del video. L'olmo, che per me è una specie molto importante da considerare, qua nei nostri Appennini, ma anche Appennini centrali, oltre che quelli nordici, anche meridionali, anche se poi lì si passa a specie un po' più xerofili come i lecci, però non sono specie pioniere e via dicendo comunque. Questo qui è il senso un attimo del video. Quindi l'importante è sempre avere, di non distruggere tutto, ma almeno lasciare delle riserve e vedere la differenza quando si entra in nuove zone, come queste qui, vedere quali sono le specie che attecchiscono molto facilmente, e spesso vedrete che sono delle specie che si propagano per via degli agenti atmosferici, ecco, come gli olmi o come i pioppi e via dicendo. Poi dopo si passa con il tempo, per esempio le querce, che ci sono, che ne so, ci sono gli uccelli che nascondono, come si chiama, sono le ghiandaie, che nascondono, ma prendono per esempio dalle riserve, ecco un esempio, vengono qua dalle riserve, quindi dalle querce, che sono belle
sono belle, come si dice, vivono molto bene nelle riserve, hanno quindi una buona propagazione di seme. Le ghiandaie vengono a prendere il seme e poi lo vengono a nascondere in queste zone di colonizzazione sotto il terreno. Perché semplicemente cosa succede loro? Durante l'inverno hanno bisogno di scorte e alcune le nascondono, queste ghiande, alcune però se le dimenticano e quindi alcune ghiande cresceranno nella stagione successiva. Quindi c'è poi un tipo di colonizzazione animale, quindi da colonizzazione di agenti atmosferici. Quindi da alberi che si propagano per gli agenti atmosferici come il vento e l'acqua, a poi una colonizzazione che si propaga per via zoologica, quindi per via degli animali. E questo è l'aumento della complessità. Quindi in zone come queste qui, sostanzialmente, più animali ci sono, più la complessità aumenta, più la biodiversità aumenta. E quindi, ecco, è una spiegazione di come funziona la colonizzazione. Sarebbe bello venire qua fra 10-20 anni, 20 anni e vedere. Chiaramente immagino che fra qualche anno qua passerà un bulldozer e probabilmente faranno un frutteto o qualcosa del genere. Però se fosse lasciata stare, ecco, si potrebbe veramente spiegare in maniera scientifica, attraverso video e foto, ecco, com'è che funziona davvero la colonizzazione. Va bene, vi saluto e ciao a tutti.